Quando trovarono, cominciarono a cercarlo, che mia zia aveva trovato sui libri di Rolando il famoso biglietto dove c'era scritto: non cercatelo che è venuto con noi partigiani, non cercatelo un momento. E con quell'indizio lì, mio zio e Don Alberto Camelini incominciarono a cercare dove poteva essere e andavano dove avevano le loro sedi i partigiani. Andarono su verso Baiso, e poi andarono su verso Toano. Qui fu l'ultima zona che, andando su verso Monte Fiorino, là trovarono il comandante di questa formazione e a lui chiesero, non sapevano che era, a lui chiesero se avesse saputo di un seminarista. Dice sì sì, l'ho saputo, l'abbiamo ucciso noi ieri sera. Siamo andati alla chiesa dei Monchio, dal parco Don Braglia si chiamava, poi detto anche la canonica bruciacchiata in seguito a questo scontro dei tedeschi. Abbiamo dormito per terra su di una stuoia, di una panca, qualche cosa. Al mattino per tempo siamo partiti. Detto al parroco di mandare quattro portatori perché se lo usiamo a scavare, ho preso la stola, la cotta e sono venuto qui, caro Rolando. E siamo venuti qui, dove mi hanno indicato finalmente c'era una conca qui con molte foglie di quercia, perché vede la quercia si spoglia quando mette le foglie nuove, e non si conosceva niente. E io ho scoperto un po', vedo che c'era la terra mossa, e un partigiano qua che mi ha detto che credo che fosse di Milano, che lui non si trovava bene qua in questa compagnia, si era fermato perché era scappato dal fronte e non avevo avuto il coraggio di proseguire e si era fermato qui. Mi ha dato una mano a tirare via la terra. Io credevo, pregai il papà, che mi era sempre vicino, si allontani un momento perché possiamo lavorare un po' più tranquillamente. E quando ho visto la testa, io non credevo che fosse lui, mi credevo sempre che fosse un altro. Speravo, credevo, ma in modo tale che quando ho tirato sulla faccia ho visto subito che era lui, poverino. Ricordo che aveva delle lividure in faccia, la veste non ce l'aveva, una maglietta, e ricordo bene di essermi fatto portare un po' d'acqua da un partigiano, è andato per pulirlo, l'ho lavato col mio fazzoletto un po', l'ho pulito un po' bene meglio, e ho visto bene che la pallotta aveva una pallotta da qui, un buco e che veniva fuori sangue. Rolando era un ragazzo innamorato di Gesù, che per questo amore aveva impostato tutto il progetto della sua vita, voleva essere sacerdote, missionario. Da questo amore era stato trasformato, lui che era il più scatenato dei giochi, il più birichino, quello che ne combinava di tutti i colori, e da questo amore era diventato anche il più assorto nella preghiera. E proprio perché lui amava il Signore e perché questo amore era così ardente che attirava gli altri verso l'esperienza cristiana, per questa ragione, per l'intensità di questo amore, uomini malvagi lo odiarono e lui fu rapito, percosso, umiliato e ucciso.
Così nasce la sua vocazione. Non è che i suoi genitori, il papà e la mamma, gli abbiano mai detto vorremmo che tu facessi sacerdote. No, è lui che a un certo punto in casa dice continuerò gli studi dopo la scuola elementare, certo, entrando in seminario. E lo uccisero proprio per questo, perché lui era il testimone più ardente di quella fede che in questa società sognata perfetta, in questo progetto che voleva cancellare Dio dalla storia dell'uomo, non ci doveva essere posto per testimoni ardenti come lui. Significative sono le parole di uno dei partigiani, quello che lo uccise, con cui giustificò l'atto terribile che aveva compiuto: domani un prete di meno. E come dice Papa Francesco, oggi il mondo più che mai ha bisogno di testimoni della verità, del bene, per guardare a loro e guardando a loro ritrovare questa strada della verità, del bene, della comunione, della solidarietà. Thank you.